Ciao, ciao, grazie del tuo click che ha animato me e Raffaella Ciao. Leborone. Benvenuta al ritorno di Fiamma. Grazie. Ti piace Molto, questo moltissimo. luogo colorato? Moltissimo, bello. Allora, Raffaella Leborone è un'attrice, una nostra attrice. Ti faccio un piccolo elenco Sì. dei film che lei ha fatto, tanto per avere un'idea. Ok. Allora, dimmi se sbaglio, Sì. Raffaella. Allora. Caro diario, la vita è bella. Quindi Benigni Moretti. La bella vita di Virzì. Ferie d'agosto di Virzì. Napoleone di Virzì. L'amore eterno finché dura di Carlo Verdone. E ora, adesso, quest'anno il ruolo della mitica professoressa di Biagio in Scialla, il film di Francesco Bruni. Adesso la domanda è questa. Allora, sembra che tu abbia un buon fiuto nello scegliere i copioni, Sì, no. o sono i copioni a scegliere Nessuna delle due, nel te? senso è scegliere, forse l'unica volta che ho scelto è stato il copione del film di Benigni perché mi fu dato da leggere, proponendomi due ruoli che erano insomma giusti per me, e ho scelto quello che mi piaceva di più e per il resto no, in realtà Film che insomma tra l'altro lo sì, sappiamo tutti, lo ha sanno vinto anche i bambini, ha l'Oscar, vinto l'Oscar, certo, però sai, una insomma bella titoli di testa, un soddisfazione. film che ha vinto l'Oscar, sì, fa molto, Sì, fa è piacere certo. anche. E quindi nulla, insomma un po', in realtà sì, poi per un'attrice come me più, sono ovviamente più i registi che propongono e scelgono, però insomma devo dire che essendo tutti registi molto bravi, Quindi il va bene fiuto ce l'hanno comunque. anche Ce loro, che l'hanno anche scelgono loro, sì. bene. Nel mio caso sì, scegliendo me scelgono bene, certo. Accidempoli, accidempoli. Allora, parliamo del ruolo ormai mitico, a mio avviso, perché Scialla è un film che Ah. ho amato tantissimo, il ruolo della professoressa Di Di Biagio, sì. Biagio, L'infame, l'infame. esatto, È un l'infame. ruolo antipatico, però è risolutivo. Sì, ruolo importante, un ruolo che dà proprio una molla, uno scatto un po' a tutto il film, Tutto no? il Insomma, film al esatto. protagonista Fabrizio Bentivoglio, che Infatti. finalmente decide di Eh sì, delle assumersi. responsabilità, ecco. Quindi la domanda alla Quindi. professoressa Di Sì. Biagio è: gli uomini hanno bisogno delle donne per vincere le fragilità, le paure, assumersi responsabilità? Hanno bisogno? Sì, più che forse proprio il mondo ha bisogno, Il mondo. non solo gli uomini, tante cose ha bisogno delle donne, secondo me, ha bisogno l'ambiente, ha bisogno la politica, ha bisogno, insomma, la creatività, tante cose, l'arte. Mi sembra purtroppo che ancora il ruolo delle donne La politica. sia molto marginale, un po' ovunque purtroppo, soprattutto nel nostro paese. Poi sì, in generale, forse proprio gli uomini, nel rapporto uomo-donna, le donne hanno proprio questo ruolo un po' di dare degli scrolloni spesso ai compagni, ai figli, Scrollone vuol proprio dire prenderli, datti una sbatacchiare contro il muro per spigliata, dire sì. datti una mossa, perché spesso diciamo che questi nostri cari compagni, fratelli, beh, tendono a così forse un po' ad adagiarsi su certe Un pochino, situazioni, sono sì, ecco, d'accordo sì, con lei, insomma, diciamo che professoressa Di Biagio. Visto che parliamo di uomini, sì. possiamo dire tranquillamente che Raffaella Leboroni, tu sei la moglie Sì. di Francesco Sì, Bruni, è l'unico che marito che ho avuto finora, quindi insomma ci con sono due equivoci, sì, con figli. due E figli, sì. Francesco Bruni non solo è regista di Scialla, ma è anche lo sceneggiatore numero uno in Italia, lo sceneggiatore di tutta la serie di Montalbano, Il giovane Montalbano, tutti i film di Virzì, i film di Sì, Calo Presti, non so, insomma, è il Ficcare e numero. Piccone, insomma, Ficarra e quindi anche Piccone. cose molto diverse tra loro, insomma, È no? Quindi Spike un Lee, insomma, sceneggiatore. Ah, Spike Lee, giusto. tante cose diverse. E quindi è uno sceneggiatore Sì, numero uno. Allora, la bravissimo. domanda è, partendo da questo vostro Sì. ménage matrimoniale, quanto spazio occupa il cinema nelle vostre chiacchierate di coniugi? Tutto. Praticamente tutto. Non si parla di cinema, si parla di figli. Ah, Questi sono i due argomenti sono due che argomenti. governano la Scusa, vita interrompo la familiare. Leboroni, ma cinema e figli sono gli argomenti più belli del Eh sì, io mondo. sono d'accordo, sì, no, no, il cinema, anche il teatro, devo dire comunque insomma lo spettacolo in generale, sì, appassiona molto e si passa, tu lo sai come me, meglio di me, insomma un lavoro in cui no, in realtà non esci, no? Cioè sei sempre dentro a Dentro. questa cosa, a questa macchina, a questo gioco, a questo circo, a questo
questa cosa strana, questa passione che sì, è affascinante. Come che... vi siete conosciuti? Sempre per... conosciuti per caso, perché io sono andata a abitare per un po' su un pianerottolo dove dall'altra parte abitava lui, e siamo un altro giovane allievo del centro sperimentale, poi è diventato un regista, si chiama Alessandro Piva, regista di Bari, e loro dividevano questo piccolo appartamento, io ero ospite invece quello di fronte con un'amica attrice di Milano e... insomma tutto lì, quindi so anche lì tutto lì, cinematrici, sceneggiatori, insomma tutta una roba, una roba così. E invece in quel periodo ero ospite lontanissimo a casa di un mio amico carissimo, a cui devo molto perché per anni a Roma mi ha appunto sponsorizzato, ospitato, anzi lo ringrazio sempre, che tu sei di Bologna, che è Gino Castaldo, e che mi ha fatto le proprio la famiglia, proprio sì, era il musicologo, il critico musicale, lui e i suoi amici, insomma, è stata proprio la mia famiglia romana, qui devo veramente tantissimo, e niente, però abitava un po' lontano, e allora io mi ero trasferita per un po' lì, e lì ho conosciuto Francesco, e l'ho subito sottoposto a Castaldo, per sapere il suo parere. E che ha detto Castaldo? Ha detto un po' giovane, ma può andare. Un po' giovane? Sì, sì, però insomma, no, ha avuto fiducia, no, poi insomma, poi l'ha conquistata, ha conquistato tutti. E ha conquistato pure lei. Sì, sì, beh, certo. Senti, certo. Ma tu, lui segue i tuoi consigli? Sì, sì. Perché segue, sei una persona molto propositiva. Sì, no, li segue, poi io comunque... la ritengo una grande fortuna, insomma ho sempre la possibilità di leggere non solo le cose che scrive lui ma anche altri colleghi, amici, insomma diciamo che siamo un gruppo di persone molto legate che si stimano, e quindi c'è questo, c'è adesso una parola un po' molto anni 70, cioè un po' c'è un'idea di factory, no? È vero, insomma c'è comunque, c'è, poi ci sono, c'è, i suoi ex allievi, insomma, e Paolo e quell'altro, Paolo Virzì, insomma, che è anche un caro amico, cioè, che è un grandissimo regista, insomma quindi c'è uno scambio, sì, di opinioni, consigli, sempre sul lavoro con tutti, con tanti amici insomma che fanno questo mestiere. Passiamo dal marito, sì, ai figli, che si chiamano Arturo e Irene. Allora la domanda è, mi metto gli occhiali per fartela con una certa autorevolezza. Tendi a essere una mamma, una mamma professoressa, una mamma amica o una mamma ansiosa? Mamma ansiosa a livelli patologici. No, no, ma è vero, e purtroppo è così. Per i miei figli non sono un amore viscerale come quasi tutti i genitori, per fortuna, ma proprio è l'unico punto su cui mi sento veramente vulnerabile, quello dei miei figli. Io non ho veramente paure, paranoie, per me, insomma, ho attraversato una vita molto piena di cose, con prove anche molto dolorose, perdite, cose, non ho paura che mi ricapiti nulla di tutto questo, anche se sono cose anche faticose da sopportare. Ma ecco, quello che riguarda invece i miei figli, la loro proprio salute, quello per me è un punto veramente nevralgico, e su cui poi sto anche tentando di lavorare, di migliorare, perché sennò rendo la loro vita un inferno, insomma, quindi cerco di controllarmi. Sì, però insomma, diciamo che se potessi mettere un microchip sotto pelle, un po' quel genere di genitore lì. Quindi sei una mamma che spia un pochino. No, spiare no, non l'ho mai fatto. Spia nel senso che però ho bisogno di sapere se dove sono. Sì, sì, le tracce, sì. Senti, visto che tu mi hai detto, e so che sei di Bologna, sei venuta a Roma e sei rimasta a Roma, ma ti manca Bologna? Sì, mi manca non tanto la dimensione di Bologna è attuale, perché è una città secondo me che sta vivendo veramente un momento di crisi molto profonda, e non ho nostalgia di questo momento, anche perché io ho un ricordo ovviamente di cui posso avere nostalgia, che sono i miei anni giovanili, che hanno coinciso poi col 77, insomma con amici straordinari, incontri fenomenali, diciamo quella di adesso non andrei a viverci, non ho quindi nostalgia. Ho molta nostalgia dei miei amici, perché ho delle persone che amo moltissimo, che sono appunto persone con cui sono cresciuta, a cui sono legatissima e che considero in realtà poi la mia famiglia vera, insomma io dico sempre c'è una famiglia in cui nasce, una famiglia che ti scegli, che è più importante alla fine, perché è quella che decidi tu, e questa, anche quella bolognese è molto forte, molto radicata, e quella sì mi manca. Roma, stai bene? Cos'è che non, una cosa che proprio non ti piace di Roma, che proprio vorresti cambiare? Una cosa che ho notato abitandoci da 20 anni è che è diventata una città un po' più feroce. Uso proprio questo termine che ha usato un autista di autobus bolognese per parlare dei suoi colleghi romani, mi ha fatto molto ridere. Mi ha detto, ma lei sta a Roma, ma come va con gli autobus? Io ho detto, no, vabbè, insomma, mi guarda poi fa...
Posso dirle una cosa? Secondo me gli autisti di Roma sono feroci. L'ho trovata un'immagine. Mamma mia, ridilla, è vero? Fichi... Sono feroci. È che vero, poi sai, è che sono ma tutti non sono feroci. Soltanto... Però si sono inferociti. Sì, ma non è gli autisti degli autisti, è proprio no, la, che sì, è una città che siamo. Io no, ho notato, non essendo romana, essendo arrivata più di 20 anni fa, 22 anni fa, sa, questa cosa, e questo non mi piace, perché ho conosciuto una città diversa. E spero di ritrovarla. E invece qualcosa che proprio ti piace di Roma, che sei felice di aver trovato qui? Beh, a parte la bellezza che ti ripaga di tutto, perché così, insomma, secondo me a Roma poi perdoni tutto, perché insomma è la città non solo più bella del mondo, secondo me, ma anche quella più suggestiva, una cosa importante, cioè quello che ti suggerisce, che ti suggestiona Roma. Secondo me non c'è città al mondo che ti muova proprio nel profondo. E mi piacciono tante cose, mi piacciono... I romani poi a me sono molto simpatici, non sono una di quelle, a me stanno simpatici. Grazie. Stanno simpatici e mi piace anche il loro senso dell'umorismo, anche se è un po' cinico, mi diverte la battuta pronta. Ecco, rimpiango un po' quella tolleranza dei romani, quel senso di accoglienza che vedo purtroppo un po' perdito, però di cose che mi piacciono ce ne sono è tante. È diventata più feroce e meno tollerante. Meno tollerante Roma. Sì, speriamo che cambi. Sì, cambierà, cosa. L'aria cambierà. Senti, Raffaella, io so... Lo so, oddio, che sei stata tu a suggerire a tuo marito Francesco Bruni di inserire nel film una scena in cui si parla della poetessa Szymborska. No, della Szymborska, ma anche Patrizia Cavalli. Esatto. Sì. Allora ti chiedo: parteciperai al mini festival di poesie di Ritorno di Fiamma? Leggerai una poesia della poetessa polacca? Ma ne sarei innamorata, volentieri, certo. Quindi sì. Sì. Adesso lei, ti salutiamo, ti ringrazio. Grazie, ciao, Raffaella, grazie, ma stai qua perché devi fare la Szymborska. Non mi muovo. Perché dimmi un po' Szymborska. No, l'hai detto bene benissimo, tu. Benissimo, Szymborska, ok. Grazie, grazie, ciao. Ciao, 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 ciao.